amici, benvenuti in questo nuovo video di XCOM Enemy Unknown. Yeah! È un gioco che unisce una parte di strategia a turni a una parte in cui dovremo gestire un progetto di protezione mondiale dalla minaccia aliena. Tante responsabilità per un posto solo. Perché gli alieni non vengono mai per fare amicizia? È una bella domanda. Vengono sempre per distruggerci, perché? Non lo so, è più forte di loro, temo, perché sono sempre più avanzati di noi e quindi devono distruggerci. Potremmo addestrare la gente e anche farla passare di livello, promuoverla, e quindi se riusciamo o mandarla sul tapirulan o mandarla sul tapirulan anche, guarda che bello, perché è bellissimo, l'ho appena scoperto tra l'altro, questa cosa che si può fare lo zoom e uno può godersi proprio la cosa. Fate, siete al bar, ma andate ad addestrarvi un pochino. Accidenti. Col biliardo, ma guarda come scattano bene. È stupendo. Mentre questa è la nostra base. Ed è bello vedere che se voi potenziate le persone, i vostri soldati potranno diventare sempre più forti. Perché attenzione, quando farete la parte di gameplay puro e dovrete fare le sezioni di strategia a turni, avete delle piccole squadre a fare vari tipi di missioni contro gli alieni. Queste persone, questi soldati che mandate, potrebbero morire. Quindi non è detto che vi tornino. Infatti a noi è già ce ne sono già morti. Ce ne sono già morti qualcuno. Colpa loro, ovviamente. E quindi se invece riuscite a far sì che qualche vostro soldato, qualcuno dei vostri preferiti, riesca a sopravvivere a più missioni, lo troverete sempre più forte. Potete farlo salire di livello, avrà molte più caratteristiche e molte più possibilità di sopravvivenza, in modo che se vi muore dopo 5 missioni andate bene, ci rimanete malissimo. È fantastico. Abbiamo un hangar dove possiamo gestire i nostri velivoli, perché ovviamente gli alieni verranno contro la Terra con i loro bei dischi volanti. Però non vengono a frotte in modo da disintegrarci subito, vengono un po' per volta per poter metterci di distruggere. E quindi dobbiamo usare i nostri intercettori sperando di evitare il problema. Uno dei fulcri fondamentali è questa stanza strategica dove potremo controllare quale parte del pianeta sta bene. Però stiamo aiutando Stati Uniti e Russia, perché sono quelli che ci davano più soldi se gli davamo un minimo di supporto. E siamo ancora all'inizio della partita, non avevo mai giocato a questo gioco, quindi vediamo insieme a voi come funziona. Hanno appena finito un'autopsia, pare. Sì, un alieno schifoso. Nota un giorno, perché vedete il tempo passa. Buon anniversario, il 21 marzo, che tenerezza. Quindi questa è la Terra, potete vedere, possiamo vedere dove abbiamo i nostri satelliti piazzati, cose del genere. Col tasto spazio, e questo ci avevo perso un sacco di tempo a capirlo perché non c'è scritto, andate avanti il tempo e succederanno le cose che devono finita succedere. Finita l'autopsia dello schifo. Quando farete delle ricerche vi dirà per esempio che cosa è successo, se trovate delle cose, possono essere più o meno utili, ma l'importante è sapere che quando fate una ricerca e va a buon segno, vi molto spesso sbloccherà qualcosa. Ora lanciamoci in qualcos'altro, per esempio vedete cosa serve, insomma, armi a raggi, fonte energetica aliena, grazie a questo Elerium forse potremo uscire a fare dei motori più potenti per i nostri intercettori. Può essere interessante, però questo probabilmente ci mette 8 giorni massimo. Quella sta usando un tablet. Sta usando un tablet, pubblicità occulta. Il gioco è in italiano, quindi comodo anche questo, molto molto simpatico. Bene, divertiti. Andiamo nell'officina. L'officina possiamo creare oggetti. Abbiamo per esempio sbloccato però queste cose qui. Lo storditore. Vogliono un alieno vivo. Infatti abbiamo fatto creare una zona di contenimento. E qua possiamo fare per esempio altri satelliti. Quindi produce un satellite, così lo mandiamo in giro per il mondo. Perché non gli danno la forma di un caccia imperiale? Potrebbe essere un problema di copyright. Dici? Oppure possiamo creare delle strutture, come vedete da questa zona qui, da questa panoramica che potete vedere qui, possiamo potenziare la base. Queste sono già delle caverne naturali piene di zolfo e varie cose di uova, marce di ragno. Vapore. Ogni tanto vedete qualche minatore con una maglietta azzurra e pantaloni di jeans che va a piccolare in giro in seguito dai creeper. Ma... esatto. Nella caserma abbiamo le nostre truppe. Purtroppo il mio soldato preferito, che è Bifido Bifido, è ferito. È ferito per 5 giorni. Potete dare i nomi che volete, fate quello che volete, non c'è limite alla follia.
Attenzione, luoghi dei rapimenti. Abbiamo ricevuto diverse richieste. Ecco, questa è una fase molto importante perché vi dirà che ci sono state delle missioni possibili in più punti diversi. Se voi rispondete a una, non potrete rispondere alle altre. Quindi dovete stare molto attenti, avete il panico. Al momento tutte queste zone hanno panico basso, quindi non è un grosso problema. Ma se voi andate a non aiutare mai delle zone che alzeranno troppo il panico, rischiate di perdere il controllo. Oddio. Ed è un grosso problema. Quindi, tra l'altro, per chi se lo fosse chiesto, in questo momento siamo il capitano supremo, iper ultra capo, che ha tutte le responsabilità su di sé. Bella cosa per una persona sola, eh? Esatto. Però qua state molto attenti a scegliere la difficoltà che volete senza impazzire, e anche che tipo di ricompensa vi serve, vi è comoda, vi è utile. Proviamo a fare questa. Abbiamo bisogno di una nuova regola che ci dà un buon cecchino. Magari è utile perché già sergente vi dovreste già potenziato. Quindi proviamo sta missione. Tu, Jones, cos'hai? Tu corri. Quindi, ti cambio il nome perché Ben Jones, ti chiamo Birillo. Badei. Birilli. Birillo. Oh, ma sei fissato, Birillo Barilli. Ovviamente è abbastanza riconoscibile. Vediamo se gli posso dare un cappello che me lo fa ricordare meglio. Va, che bello. Vai Birillo. Vai. E gli armamenti. Siamo potenziali gli armamenti. Al fucile a pompa. Bravo Birillo. Sai quanti birilli butta giù con questo fucile? Bravo Birillo con fucile a pompa. Benissimo. Andiamo via con Birillo Birilli. E abbiamo lui che è lo storditore, ci sarà utile per la nostra sezione. Vogliamo via verso il mondo oltre. Andiamo a farci disintegrare dagli alieni, che tanto non avevamo pagato. Ma sì, che è più divertente. Perfetto, ok, stiamo volando. Bifido è tornato. No, adesso Bifido mi manca. È così. Però ho avuto solo una soldatessa donna che si chiama Bella Padella, ma è morta. E andava sempre in panico perché ogni tanto si spaventano e iniziano ad attaccare a caso. Lei era l'unica che quando si spaventava attaccava i miei soldati, ecco. E quando è morta hanno tutti fatto festa, immagino. E scusa, attaccava sempre loro. Bene, esplora l'area del rapimento, identifica la minaccia, elimina tutti i bersagli ostili. Facciamogli una bella festicciola di benvenuto. A quadretti. Ognuno ha due possibilità di movimento. Se andate entro la zona blu, potete fare una seconda mossa che sia attaccare o quello che volete. Se invece arrivate fino nella zona gialla, allora farà scatto e non potrà più muovere perché consumerà tutte e due le mosse. Guardate bene i, come si chiamano, scudi. Questi scudi, che significa che se è pieno avete una difesa completa, se è mezzo vedete che avete una difesa solo a metà. Quindi io volendo posso anche mandarlo lassù. Ma non ha difesa. Non quindi avrebbe difesa, quindi lo mando là. Vai, scatta, è il mio più forte. Si chiama Supernova. Ecco i cattivi che stavano mangiando un pochino di zuppa inglese, vedo. Capisco. Ok, che è illegale naturalmente dagli alieni, quindi vengono sulla Terra a ucciderci tutti per rubarcela. La zuppa inglese. Esatto, ok. Ma non sanno cucinarla. Non la sanno, vedete, col tasto invio potrei provare ad attaccare, ma sono troppo lontani e quindi non ci riescono. Prova da correre lì. Nessuno ha un fucile di precisione. No, è per questo che se vinco c'ho finalmente un cecchino. Io voglio il cecchino, bene. Fanno esplodere l'auto, muoiono tutti. Birillo! Sì, vedi, perché non ci è andato rotolando, ma no. È perché pensasse un birillo, non una palla. Hai ragione, dovevo chiamarlo Bullinghetti. Bullinghetti. Hai ragione, il prossimo è Bullinghetti. Troviamogli un nome valido per Bullinghetti comunque, ok. Ok, buono. E se che chiesti, questo è uno dei giochi che Steam concede gratis per qualche giorno. Quindi ogni tanto quando vediamo dei giochi interessanti, anche che non conosciamo noi, facciamo qualche partita e portarci un pelo avanti, giusto per non farvi vedere i primissimi tutorial. Aia, mancato. Però abbiamo poco tempo per fare dei video. Comunque se vi piace naturalmente faremo altre puntate. Io volendo potrei anche andare sopra col tasto della rotellina del mouse. Posso per esempio salire. Potrei mandarlo lì sopra per fare un'ottima visuale, ma rischierebbe troppo. Farsi ammazzare, cioè. Proviamo a mandarlo qui, che comunque è difeso, il mio più forte. E ne sono scoperti altri. Cosa c'ha nel petto? C'ha la torcia. No, cavolo. Perché hanno visto un film di Iron Man via satellite. Vediamo se riesco con invio stavolta a colpire qualcuno. 80 c'è successo. Con tab scelgo 60 e 60. Vai.
proverò a lanciargli un bellissimo raggio trituratore. 90. Vai! Vai. Lancia. Non, sì. Non puoi muoverti e usare quest'arma nello stesso turno. Sei proprio un amico di Bifido Bifido, va bene. Veramente. Immagino. Ok, attacco normale e attacca. Non mancarlo, non usare, non usare. Sei scansato. Ma sei, ma veramente. Tu sei il top della mia squadra e sbagli e subito. Se questo è il top, stiamo freschi. Veramente. Ok, prova ad andare lì. E ora tu non mancarlo, per favore. 63. Attraverso 5, la grata. Attraverso la grata è bruttina, effettivamente. Però fa 63, secondo lui. Proviamo a depotenziare quello che mi sembra che lo stia potenziando. Non mancarlo. Bravo. Preso. Fortissimo. È schiantata sul bene. Colpo. E ogni tanto forse ci fa vedere a caso questa, giusto qualche per far capire che è finito il tuo. Sta esplodendo quella macchina. Allora l'avevo previsto. Ancora due. Non, non è me ne ero accorto. Ma erano tre allora prima. Sì, sono tre. No, erano quattro. Io quel tipo prima lì lo vedo preoccupato, sai. Ancora fare sti potenzi. Non so cosa siano, ma non mi piace. Ai, attento. No, era tra i birilli, ma non era birillo, quindi pazienza. Come sta? È il mio più forte. È il mio più forte. E tre, come sta? È a metà vita, guarda, cioè più, poco più di metà vita. Pensaci. Tu, io, mi fido. Puoi farlo? Deve tu farlo. Puoi farlo. Vai. Mi fido di te, vai. No. Oh. Mia perfetta. Come ha fatto? Ma era che mira! Ma cosa mondo! Ma c'è il 90%, ma cosa si è fumato? Tu hai... Tu... Ma mai quello con lo stordito? Io non ho mai quello con lo stordito. Vai, attaccalo! Bravissimo! Ma dai! C'era la grata, lo posso... Chi c'era lo stordito? C'è la Wilhelms, c'è la lo stordito. Chi è Wilhelms? È questo che sto usando adesso. Vai, Wilhelms! Stordiscilo! Dove chiamarlo stordito? Hai ragione. Perché non gli ho chiamato stordito? È vero. Abbiamo ragione. Birillo! Birillo! Birillo, so che tu so che... Ma anche i birilli possono rotolare se li metti nel verso giusto. Vai, birillo! Guarda lì, birillo, come si lancia contro gli alieni, manco fosse Bulinghetti. Ok, abbiamo qui questo tipo che si è dimenticato di esistere, che tanto ormai è rimasto indietro, ma è l'unico di cui vediamo quanto è bravo a correre. È lento ad le macchine si distruggono. Le cioè macchine di oggi stiamo facendo dei car altri test. Due. Bene, non mi piace. Perché guarda? Ok, bravi, siete andati prima di lì per tornare indietro. Sprechiamo i turni in compagnia. Ok. Stiamo tutti in allegria. Esattamente. Allora, proviamo a spostare qui il mio più forte, che non deve morire assolutamente, perché mi mancherebbe troppo. E attacca! E stavolta come si deve? Io in realtà ne vorrei uno leggermente rovinato, così che il mio stordito possa riuscire a fare. Ma si chiama stordito. Ormai lo chiamo stordito. Ma è il nome o il cognome? È il cognome. No, il nome è tordo. Si chiamerà Tordo Stordito. Guarda, date il benvenuto a Tordo Stordito. Ora c'è ancora il nome di battesimo, ma è cose d'altri tempi. Allora, andiamo avanti. I nemici sono laggiù, quindi proviamo con lui. Lui che è quello che corre bene. Ok, e lo mandiamo qua. Sì, vai. Non ce la farà mai, ovviamente. Ce l'ha fatta. Che cos'è? Ma è rimasto una promozione. Lui è stato promosso? Bravo. Cioè, chi è quello col fucile a cecchino? Ok, tu sei il fucile. Beh, stordito. Tordo. Vieni qui, stordito. Abbiamo bisogno di te. Anche tu dia fastidio agli altri. Vai, stordito. Vai a taserarlo. Ok, a questo punto vai tu. Ma c'è uscito di precisione. Ma è una mia. Dai, stordito. Ma è una mia schifosa. Sei stordito. Dai, ma guarda. Un cecchino bravo ci riuscirebbe. Tu ovviamente non sei un cecchino bravo. No, allora, sei un cecchino stordito. Bravo. Allora proviamo a mandarlo ancora avanti. Il nostro caro stordito lo manderemo qua giù, sperando che non muoia all'istante. Bravo, stordito. Ora quella macchina ti esplode. Vai, birillo. Tutti a sta macchina, vedrai come esplode bene quella macchina. Sicuro. Ok, lui ha fucile a pompa, quindi deve andare vicino. A sto punto voglio che sia il mio caro stordito a fare questa mossa. Ci tengo moltissimo. Vai, stordito! Tu sei il cecchinatore! So che puoi, so che... Stordisci! Stordisci niente. Non può fare niente, asalo. Ma non è capace a fare niente, stordito! Ma che te lo sei portato a fare? Ma non lo so! E che stai facendo questa missione? Prendere un altro uguale? Aspetta, gli ho detto di usare la pistola.
Ora con la pistola magari può attaccare. Può attaccare nello stesso turno. Puoi attaccare? Neanche. Bravo stordito. Così si fa. A questo punto tocca a te. Mandiamolo qua giù. Tu ce la fai, dai. Tu ce la fai. Lo so, lo sento. Sì, attaccalo. Attaccalo. Mamma mia. Però sono tutti 200 morti. Persone per non essere capaci di fare niente. Però sono morti tutti i nemici, io nessuno. Sì, ma non hai preso quello vivo. E non riesco a prenderli vivi, sono tutti incapaci. Sono tutti incapaci. Mamma mia, ok. Senti la sfuriata della dottoressa che ti ha chiesto un alieno vivo. Io non ci riesco a prenderlo vivo. Si accontenti, su. Defibrillatore, respirazione bocca a gamba, che dai. E su via. Hanno i polmoni e le gambe. Sono strani. Bene, il sergente, quello che corre bene, è stato promosso. Come vedete, una volta promosso, vedete, uno può salire la classifica. E quando potrete salire di livello, vi verrà chiesto tra due possibili abilità. Ma non temete, non è che sono due per tutti, ognuno ha le sue. Quindi lui, per esempio, è uno che lancia granate fumogene e potrà potenziarsi, per esempio, velocista e fuoco di copertura. Ma gli altri avranno le loro personalizzate. Permette al soldato il supporto di tre caselle. Lui è quello che corre bene! Corre allora. Allora deve essere quello. No, abbiamo detto che lui è quello che corre bene, quindi l'avevamo previsto. E quindi corri. L'avevamo previsto, ok. Bene, abbiamo trovato questa roba, qualcuno di noi è rimasto ferito. Si sono portati via i cadaveri di quella roba. E come vedete, il panico in alcune zone è aumentato. Dai, sono immersi gli eleni. Occhio. Allora, io non so se è buono o cattivo il capo del consiglio che dovesse essere questi capi del mondo, ma sono veramente antipatico. Sono alieni. Guardate com'è cambiato. Giappone, India e Regno Unito, e vorrei che si togliesse sta cosa che dà fastidio, non si toglie, quindi non si riesce a vedere, pazienza, ma... La prossima volta dobbiamo andare assolutamente in Asia. Come vedete, la Cina sta veramente dando problemi, quindi non possiamo rifiutare di aiutare la Cina una prossima volta. È arrivato un nuovo, speriamo che sia bello forte. Loki, lo chiamano. Loki, bene. Ci vorrebbe un Thor a questo... Beh, a sto punto... No, ma i soprannomi li danno dopo. A questo punto lo chiameremo Thor. Bene, giusto. Bravo. Edoardo Thor, il nome di Thor, nessuno lo sapeva, è Edoardo. Ma è il nome Thor. Poi, no, in realtà è il cognome, non si è mai saputo. Poi abbiamo Willems, che è, diamogli il nome che si merita. Lui Dillo. È Tordo Stordito. Tordo Stordito. E infatti è un incapace colossale, Tordo Stordito, benissimo. Poi che abbiamo a disposizione? Abbiamo Bullinghetti. Bullinghetti, non so chi sia, perché... Ci sarà un Bullinghetti prima o poi. Aspetta, lui è stato riferito? Giorgio è quello che corre, quindi... Tu sei... Come lo chiami uno che corre? Cioè, sinceramente... Corro Corsino. Quello di nome... che corre? Che corre? Ma dai! Il gioco più bello del mondo adesso ha deciso, perché puoi dare il nome alla gente ed è bello. È inquietante. È stupendo, benissimo. Rapporto del consiglio. Ho paura. Dai, mi sono decifrato. Ok. Molto colpiti dai problemi. Perché è finito il primo mese. Questo qua è solo il nostro primo mese. E la Cina ci sarebbe dai ben servito insieme al Regno Unito, al Giappone e all'India. Il nostro primo giudizio in questo gioco, che non sapevamo neanche da dove iniziare, è A. Bene, siamo contenti. Abbiamo compiuto 2 missioni del consiglio, abbattuto un UFO, fermati 2 rapimenti, lanciato un satellite, completati 6 progetti di ricerca e un UFO che abbiamo distrutto, quello che avete visto abbattuto qui, l'abbiamo ripulito! Evviva! Abbiamo portato gli scopettoni secchi pieni d'acqua insaponata. Questo è quanto possiamo dire da questa puntata di XCOM Energy Unknown! Yeah! In ogni caso, consigliateci dei nomi se ci rigiochiamo per i nostri tipi, perché sono fantastici. Saluti da Bifido Bifido, Tordo Stordito, Birillo Berilli e Edoardo Torre, quello che corre. Grazie a tutti per essere stati con noi in questa folle puntata e alla prossima! Con gli Eternal Love!